andare in ginocchio. Piano su Ilenia, non la voglio questa palla qui, non ha senso. Voglio la precisione. In quella situazione lì non scatta, vai, passa e vieni su con la gamba, sempre tutte le volte fai e sali, perché c'è la gamba stessa. Che si prende. Molto bello. Quella è andata perfetta. Dentro e stai in equilibrio, tutte le volte entri e fai. Quindi avrai tutto l'asse verso il palo, non l'asse delle spalle e roteare di conseguenza. Vai, vai! Brava, 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 brava! Brava!
Dai, su! Fate un giro senza l'aria. Che stai facendo? Andiamo, su! Oddio! Non andare in difesa, pecora. So che è fighissimo fare la palla a volo, qui fa schifo a Dio. Precisa su Alessandro. Brava Ale. Devi fare in modo che la gamba destra sia davanti, non la sinistra. Ti devi spiegare di qua. Anche l'alzata impossibile, brava! Quando compri, eh? C'era la mente. Perfetta, perfetta. L'alzata è perfetta. Ti fa tutto corretto, è meraviglioso. Oddio! Hai scudato con la gamba di dietro. Sempre con quella davanti e non con quel dito come fattura così. Insomma, la palla si stacca, è tutto giusto e qui, se basta la spinta. Qui troppo, eh? Tenila sempre vicino a te questo pallone. Aspetta che lei alzi e poi parti. La palla che ti viene da dietro non puoi anticiparla, perché già è difficile che ti viene da dietro. Se la anticipi, attacchi qui. Piuttosto la prendi davanti e la alzi te con il braccio, ma qui va per forza di peso. Bellissima alzata. Una palla precisa non vuol dire attaccare male. Rimane un attacco, rimane. Brava, brava, brava. Gestiscila. Gestiscila. Mano dura e spingi di là. Fine. Non devi fare nient'altro. Non c'è la palla corta qui. Usare le braccia, brutta bestia che non sei altro. Lei in difficoltà la devi aiutare.
puntata. Ok. Dai. Ancora. Non gli passare il pallone. Tienilo davanti a lei, ma se non ci sei tu. Quello è il suo lavoro, non devi avere il pallone in collo, quello non è più il suo lavoro allora. Ancora. Salta e colpisci, non lo fare in due tempi. Tu salti poi mentre scendi, sei così floscia, colpisci. Passare questa rete, soprattutto quando sei stanchi. Però come fai a fare 55-7 al Dante Sinferno? Scusate. Dai Ale. Giro senza orario. Modo sta difesa, su le spalle rivolte sul palo, se no non lo aiuto. Le gambe, non sono le gambe, non le dai il tempo di fare la rincorsa. Ancora. Fai questo, fai. Dovete essere così in linea, così lei prende il tempo della rincorsa. Se no tutte le volte vedi che ci arrivi in affanno all'ultimo secondo. Beh, Ale, cavolo! Bravissima, bravissima, ci vado io. E lì, due mani lancia la palla, non è una battuta, è un attacco. Precisa su Eli. Ok, ora ci siamo. Continua a lavorare così, Nelson. Non con le braccia! Fa tutto bene e poi ci potevi metterci le braccia. Perché? Ginocchio destro deve essere in linea verso il pallone, non puoi tenerlo qua, perché sennò tutte le volte ti sono costretto a fare questo, sennò il piano di rimbalzo si sposta al centro, così. Stai bene in linea? Questo già va meglio, ora era dritto, è venuto un'alzata, ci eri ancora un po' spostato di busto, però era giusto. No, ora il ginocchio non c'era totalmente, infatti la palla è stanca. L'hai messo su forza le braccia, ho visto, eh. Brava! Guarda là. In
Entraci bene sotto, in corsa. No, cazzo! Questa è una stronza, Sotto e restendi, non in tuffo. Stai giocando in due, non puoi permetterti di tirare la palla dove mi capita. Ancora gamba destra. Stai in linea e fai il movimento. Dai! Aspetta, ancora a piegare le gambe, ma non le uso, cioè, e fai questo. Ma almeno le piega, passa una volta. Allora stai tirando su. Però stai ferma con le gambe, Cioè con le braccia, non con le gambe. Passa e vieni su. Manca la spinta. Qui, la spinta non è con le braccia, è da qui sposto il corpo e la mando davanti a me. Se vado solo su con le gambe, la palla va solo su. Sempre le spalle rivolte al palo. Bene indietro, grazie a modino. Che è sta pigrizia? Se parti da lì basta fare un passo indietro, mi ci puoi dargliela così. Questo però è un buon passaggio. Devi soltanto adesso un po' spostare. Vale, questi qui si prendono però, Non esagerare. Palla che ti viene di qua, la devi mettere a centro campo. Qui è giustificata non mirarla. Non puoi mettere extra rotazione in linea, ma chi sei? Cioè, la signorina Ludwig, che è mediamente allenata, questa cosa non lo fa. Che ha soltanto un titolo mondiale e un titolo di World Tour, però questa cosa non lo fa, lo fa Alessandra Panini. Capisci che la cosa non ha poco senso? Vedi che fai per questo? Tu praticamente spingi solo questo. Se questa qui la levi, tu dovresti fare questo. Dai, salvala! Ok, bevi! Hai fatto il passo in avanti prima che lei difendesse, non ha senso! Perché continua a fare questo? Si sta così per l'attacco, maledetto il floscino, maledetto! Bene. Allora, qui su palla da questo lato qua, perché ti finisce qua, o ti volti e la metti così, perché non puoi prendere lateralità. Se non ci riesci, cambi la gamba e la spingi a rete così, ma non fai. Questo in diagonale di lì è impossibile. Non è fisicamente così. La palla laterale di là non ci devi mettere il cazzo di salto. Tutte le volte che salti è palla. Questa cosa qua stai bassa al massimo, la scogli, poi la scogli e vai in alto invece che la scogli e finisce in culo. Stese con le braccia, Eli. Ale, queste alzate non sono minimamente al tuo livello, No, lo so. Oh, questa è bellissima, ora ci siamo. Questa è da World Tour, come piace a me. Oh, questa è una bellissima difesa. Perfetto, questa è l'esecuzione perfetta.
No, le gambe, le gambe. Passa sulle gambe e vieni su. Sei lato destro, non ti avvicinare a lei, eh? Tu sei al lato sinistro e sei destro, di qua non ti devi avvicinare a lei in alzata, devi rimanere o nella tua posizione o allargato, non avvicinare, di qua ti devi avvicinare. Anche se mi rialzo dalla... Sì, per forza, devi avere sempre la possibilità di fare tutti i colpi d'attacco, se no che difendi a fare? Cioè, difendo e mi rimane un attacco, allora non difendo, faccio cascare a quel punto. Troppo addosso. Dai! Se batte bene, non bisogna cioè, se attacca bene, non bisogna fermarci, bisogna provare tutto per tenere sul pallone. Sì. È la cosa più allenante che si può fare questa. Vale, ancora ci vai sotto, siccome sei sotto e sei molto manuale, la gestisci così. Però facendo questo rovini una perfetta posizione perché ti si stacca di conseguenza la rete. Dai, dai, che ci riesci? Solo braccia lì. Sì, perché non ci arrivavo con le gambe. Ma ci sei venuto sotto, Dio santo, a quel punto stand l'hai fatto. Che dici? Quella paladina deve avvicinare all'angolo, se no lei non può farci nulla. Ora ci siamo. Salta con due gambe, non con una, è un terzo tempo. Fai la rincorsa a modino. È bellissima! C'è solo un problema in quest'alzata qui che è bellissima, ok? Fino adesso le alzate staccate, quindi lei questa qui che è bellissima non era pronta. È come quando giochi con una persona che è più scalza di te, sai che ti alzerà male, appena ti alza bene sbagli l'attacco perché non te la puoi aspettare. Falle tutte bellissime, falle! Vedi, anche questa è staccata. Sì, è un metro staccata da lì. Lei dovrebbe riuscire praticamente a stare qua dopo l'attacco, invece lei sta qua. Non me lo fare sto verso. Rincorsa d'attacco e colpisco. Non terzo tempo e stendo un braccino per fare boh. Vedi dov'è che attacca? Fai un cambio! La mia macchina stanno puntando. Ah, ok. Gestiscila bene. Gestiscila bene. Oddio! Difeso qua dietro di lei. Oh. Brava, gestiscila ora e avvicinati la rete e non gliela aprire. Ora da qua non puoi più prendere lì perché lei è venuta di più di qua. Sì, sì.
devi mettere via lì. Questa va molto bene. Se continui a attaccare con la mano a cucchiaio, non attaccherai mai niente. Il 30% della forza del pallone è la mano aperta. 30%, solo così. Ancora, mi stai facendo questo per avvicinare la rete. Tu invece di fare la spinta in avanti, se no vedi che anche lei ritarda la rincorsa perché non so come gliela alzi. Ferma, non è questo, cioè, questa gamba qui non fa questo, amor di Dio, se no di santo sembra che ballani la porta, non devo dirlo, ma vabbè, è così, cioè, io sto sempre stabile su sabbia, non posso permettermi di fare questo, se no casco, poi se per sbaglio prendo il muro io non la copro più. Sia lì, tu devi alzare una palla vicina anche un po' più corta, tanto lascia il braccio sulla destra, quello che stai sbagliando è che tu ti le spalle parallele e la palla gliela metti qua, quindi lei viene qui in attacco, la palla la supera e fa un attacco di merda perché deve correggere ancora di corsa. Avvicinagliela di più a rete, tanto per lei non è un problema, l'importante è che sia sempre vicino a te, perché così anche questo lo può fare, è uguale. Questa è bellissima. Lei è una grande stronza. Però continua a alzare così. Sono perfetto. Stai attaccando a braccio piegato per cercare di eliminare la fatica di tutta la fatica. Fai questo e lavori in spinta verso l'alto. No, fatti vedere una parabola. Non può essere che così che ti mette del tipo che lavora, ha senso. Vai a cercare il punto invece di quello di dare forti, che non sei un uomo, non serve un cavolo, non serve. Lavori in precisione su Alessandro. Fine, quello è il tuo scopo. Due mani, l'alzatore non si può permettere una mano, ma piuttosto ti sdrai a pelle d'orso e la fai rimbalzare, ma non puoi darci una mano. Sbagliami ancora. Addosso e si sta tornando in giro. Aspetta, entri in posizione. Se tu te la fatica, guarda là, stacchi qua, vai lì, torni indietro. Cioè, cavolo. Questa è la strada, brava. Fermo un secondo, vieni la palla a me. Non ci passerà mai, cioè, ma neanche una persona di 2 metri riesce a fare questo teso così. E qui semplicemente dai la palla così. Cioè, casca per forte, non sto facendo niente di magico. La prendo con la mano e faccio questo. Non capisco. Fai un punto su 21 così. Lavora bene, non partire prima con la rincorsa. Lei era in affanno, perciò non sai dove te la dovrebbe tirare. Ah, sei cioè dove sono, mi fermo. Tu sei qua, la cosa più intelligente che puoi fare è metterti così. Poi ti stai allargando. E aspettare. Lei stava cascando per l'alzata, quindi molto probabilmente sarebbe stata un'alzata che ti alza dietro perché ha paura di mettere la vicina rete, o aperta, un po' ti nascondisse, se no non sarebbe cascata. Ok? Quindi nel peggiore dei casi, qua è colpito. Come poi è avvenuto, invece tu sei partita. Beh.
Perci lei la palla, era lì. Devo ritornare a farmi la gambina in bilanciere, eh? Vedi che hai fatto la gambina e hai perso l'equilibrio, per forza! Allora che presa! Ma quello è tutto colato dal fatto che anch'io casco se sto così, cioè tu dovresti avere Dio santo gli addominali anche sui lobi delle orecchie per tenerti innalzata una gamba solo su sabbia dura. Quella è la bellissima attesa, questa palla la devi spingere in alto, non a filo rete, non serve a niente, non c'è a palla a volo. La palla più efficace è quella altissima a fondo campo, non quella forte nei 2 metri. Forte nei 2 metri è difesa facile o murata facile. Cambio! L'altra gamba per alzare. Luca, dai una mano allora e scaldati, dai! Lancio a 2 mani. No, no, va bene il maschile. Sì, perché oggi si gioca. Vedi ancora che stai spingendo con la gamba sinistra, invece con la destra sta stesa e te sei così. E fai così. Ma io sotto la sabbia! Basta giocare! Ma che cazzo! No, c'è da dire a Luca! Luca! Ci sono delle vespe che fanno i nidi sotto la sabbia, vai! Ho capito, sono nel campo! La chiedi a Lello che ci avrà sicuramente, visto che gli fanno anche negli ombrelloni. Sì, gli ombrelloni ci sono tutti i nidi di vespe. Sempre la destra avanti e verso il palo. Non ti fate una gambe, a gambe parallele. È qua vicino al palo di destra del primo campo. Ale, non voltare le spalle, che le sempre in zona 6 e lavorala così. Sì, fa un schifo. Faccio lunga. Non vuol dire un cazzo. Cioè, attaccare male non vuol dire che mi ha alzato male. Sono cose sconnesse, Bello. Anche se non sembra, eh. Proprio di sotto. Anche te, Ale, fasciala bene e farle scavalcare la rete senza toccare. Questo non arriva a rete, ma deve essere solo questo. No, è imprevedibile. Questo è molto bello, Ale. È lì dove c'è la carta. No, sono vespe. Sì, i bagagli che non fanno male ho capito cosa sono, però sono vespe. No, quella era la vespa.
devi andare invece dietro per poi spingerla. Attacca, attacca, taglia il cannello. E anche, anche qua, è entrata proprio qua dentro. C'è il cannello lì, devi dietro. Vieni la fiamma. Tutto bucato in effetti. No, sono quegli altri insetti che fanno, sai quei nidi... Colore, ma volano, sono gialli e neri, ma, volano. Quei nidi di... Terra? No, non erano di quelli, quelli sono sottili. No, no, quelli sono quelli sottili, quelli erano proprio. Sono gialle nere, sono delle vespe, sono anche più velenose, quelle che fanno lì. Ah, dato che corrono dietro per dei chilometri. Sì, no, ma appunto una, me lo ricordo bene. E quando? Qua? No, 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 non qua, non è che fanno. Fallo! Sì. Bastarda! Anche il terzo tempo ci hai messo! Sì, perché tanto ormai ho detto. No, fai una cosa bella dopo una cagata! Marco, saluta Sofia, che se no, che comportamentazione è questa? No. Ciao, bella. Oh, vabbè. Bella. Allora, di qua ti si sta mettendo lì, non so se è scappato, diagonale rispetto al corpo. Qui rubi il mezzo metro. Brava Ale, bellissima! Ma era lì perché c'era quella cartaccia. Un po' di vespe. Vespe? Sì. Ma non ci sono, non è vero. Beh. È procurato allarme. Sarebbero già uscite. No, era lì per la carta. E che ci fa con la carta? Cazzo vuole? Magari era un po'... Brava, scantati! No, no, esci via dalle palle! Una volta che hai fatto quello, via dalle palle! Mi sono levato dalle palle! No, no, proprio via dalle palle, cioè corri nell'altro via, campo! Via dalle palle è un termine un po' interpretativo. No, è un termine tecnico, eh. Fallo sulle vespe, non sui peli dei miei polpacci. No, io non sono ignifugo, con tutto l'alcol che bevo. Sono grassamente infiammabile. Sempre il problema delle gambe. Le spalle! Non si alza laterale. Travolgila, me ne sbatto le palle. L'importante è che tu faccia l'esercizio bene. Fuori equilibrio. Perché? Stai bassa e torna su. Fine. Ti complichi la vita per niente. Ormai l'ha fatto tutto bene.